Buonasera a questo Spazio Live che appunto condurrò io per ascoltare dei nostri ormai persone che sono ospiti che conosciamo, Giovanna la conosciamo, Gabriele Ceccarelli, non mi ricordo se è già stato su Libri.tv, comunque sia, stiamo parlando, oggi parleremo praticamente di questa nuova associazione specista che si chiama, antispecista, scusate, che si chiama Parte Est, sta un po' intonato. Oggi è una giornata di antispecista che si chiama Parte in Causa. Allora, questa associazione è nata il 2, se non sbaglio, 2 novembre, all'interno, appunto, come accennavo diciamo nell'apertura, nella virgola, all'interno appunto di uno spazio che vi siete ritagliati all'interno del congresso di Radicali Italiani. Ecco, allora, è stato appunto il momento più importante, secondo me, cioè il congresso costituente, dove si dà una forma a tutta una serie di flussi, di sensibilità, di persone che si sono aggregate e materialmente realizzano con il loro consenso un'associazione. Ecco, appunto, io vi dovevo dare, voglio sapere, voglio incont volevo incontrarvi, voglio incontrarvi, voglio sapere da questa, su questa web TV, perché abbiamo già parlato di questi argomenti. Però, appunto, in questo momento parliamo non più di una associazione antispecista, ma di parte in causa. Il battesimo c'è stato, ci sono stati degli organi, ci sono stati dei dibattiti. A voi la parola, raccontateci un pochino com'è andata, quali sono le cose più salienti, poi eventualmente integro io con qualche domanda su qualche tema, magari limitrofo anche all'ambiente radicale, così che possiamo dare un quadro a chi ci ascolta, che non è detto che abbia per forza visto l'intervista o che sappia di che parliamo. A te, Giovanna. Allora, sì, grazie Gianni di questa intervista. Dunque, devo dire che io sono rimasta molto soddisfatta di come si è svolta l'Assemblea Costituente. Intanto c'è stata molta partecipazione che non mi aspettavo. In secondo luogo il dibattito è stato bello, stimolante, costruttivo, vario, insomma, si sono messe sul piatto tutta una serie di questioni importanti, si sono viste anche prospettive differenti, ma non necessariamente confliggenti, anzi, per esempio, cito giusto per un esempio la prospettiva antispecista con quella ecologista, per esempio rappresentata da Rientro Dolce, ma non solo da loro. Quindi io sono rimasta molto soddisfatta e ripeto, c'è stata una partecipazione molto, molto nutrita. Faccio qualche nome di chi è intervenuto, non so, Elisabetta Zamparutti, Marco Perduca, Bruno Fedi, René Andreani, Sergio D'Elia, Stefano Bilotti, Carlo Consiglio, Yuri Guaiana, Leonardo Caffo, Riccardo Cristiano, Bruno Mellano, Barbara Balsamo, Lorenzo Lipparini, Gianfranco Spadaccia, Maria Gigliola Toniollo, Mariano Giustino, Manuela Zambrano e Rita Ciatti, insomma, quindi tra l'altro molti di questi che ho citato si sono anche iscritti all'associazione. L'intervento introduttivo è stato svolto da Francesco Puglia, che ha, secondo me, dato un inquadramento molto bello e appassionante di ampio respiro, da un lato su quelle che sono le radici culturali del partito, che fanno parte della storia dei radicali, che sono più vicine all'antispecismo. Ricordiamo ancora una volta che Adele Faccio negli anni Ottanta parlava di transspecismo, quindi insomma certe istanze facevano parte della storia dei radicali quando ancora nessuno ne parlava nel dibattito politico, temi assolutamente astrusi. Lo sono, certo, in parte ancora oggi, ma molto di meno. Poi Francesco ha citato altri, adesso non trovo ovviamente quello che mi serve. Comunque, ecco, ha citato un po' altre persone che fanno parte della storia del partito, vabbè, ovviamente da Aldo Capitini, Edmondo Marcucci, Piero Martinetti, e ha poi illustrato, secondo me, in maniera molto esauriente, esaustiva e anche, devo dire, emozionante e toccante, come l'antispecismo si inserisca in un panorama più ampio che riguarda sostanzialmente il rapporto tra l'uomo e la natura, intesa non più o non tanto così, insieme di risorse da sfruttare, quanto come insieme di altri animali,
perché ricordiamolo, ovviamente l'uomo è un animale, e anche diciamo di biosfera e di ecosistema che stiamo purtroppo distruggendo. E una cosa che mi preme molto sottolineare, Francesco ha più volte ribadito, per esempio, il legame che secondo noi va sempre sottolineato tra liberazione umana e liberazione animale. Per esempio, sottolineando il legame che esiste tra gli allevamenti intensivi e la fame nel mondo. Ora, adesso non vado nei dettagli perché dovrei appunto fare discorsi, tra l'altro citare dati che non ho nemmeno qui con me, ma io invito chi è interessato al tema, da un lato a sentire per esempio perlomeno l'intervento di Francesco, c'è il video della Costituente nel sito di Liberi TV, e per esempio a chi fosse interessato consiglio un bellissimo libro che si chiama Se niente importa di Jonathan Safran Foer, che illustra molto bene il legame tra gli allevamenti intensivi e tutta una serie di altri problemi ecologici. Fermo restando che noi naturalmente ci chiamiamo antispecisti, quindi per noi il primo fine è la liberazione animale, diciamo, la liberazione animale dalla schiavitù e dalla sofferenza inflitta da parte, diciamo, dell'uomo. Poi appunto ci sono stati molti interventi, c'è stato un bel dibattito, alla fine abbiamo approvato lo statuto con una piccola modifica, avevamo inserito la proposta di avere tre segretari, una giunta di segreteria composta da tre segretari, questa cosa è stata giudicata sostanzialmente poco funzionale e forse un po' dispersiva, e quindi si è ritornati alla opzione originaria di un segretario solo, e sono stata eletta io, e Gabriele è stato eletto tesoriere, e Francesco Pulli è stato eletto presidente, e Elisabetta Zampalutti è stata eletta presidente onorario. Gianni è sparito. Gianni? Ah, ok, è sparito. Beh, magari posso fare le veci di Gianni intanto, e Gabriele, se vuoi continuare tu, poi vuoi integrare con quello che ho detto io? Certamente, allora, tu hai detto il legame tra la liberazione animale e la liberazione umana, se vogliamo. Hai dimenticato di citare un parallelismo molto, molto importante, che farebbe piacere ascoltarlo più spesso con i precari. Il legame c'è tra gli elementi sensibili e la situazione delle carceri, per esempio. Le carceri da anni. Aspetta, aspetta, io ti sento bene. Donato, tu lo senti? Donato? Yuhu! Donato? No, ha problemi all'audio. No, vi scrivo tu. No, no, dai, parlo. Pronto, ragazzi? Pronto, ragazzi? Sentite? Pronto? Ah, ripeto quello che ho detto o continuo? No, continua, continua, proviamo. Forse migliora. Dicevo, a proposito dell'amnistia e del legame con la questione degli elementi pensivi, c'è lo slogan di questo congresso radicale è stato uscire dalla sofferenza criminale, eccetera, sì, è stato criminale è un termine che utilizzerei molto volentieri quando riguarda faccende come la situazione animale che viola in maniera palese il trattato di Lisbona, articolo numero 13, dice che la legislazione degli Stati europei, la legislazione europea deve tenere conto delle esigenze in maniera di benessere umano in quanto ci sono delle contraddizioni del diritto non semplicemente da ogni sentimento di empatia, di umanità, di quello che vuole, ma proprio da ogni concetto di loro. Quale motivo? Per esempio, se devono essere due legislazioni diverse, a seconda se
identità di azienda all'elemento o di fare campagna. Gianni, tu senti? Io sì, voi mi sentite? No, ti chiedevo se hai sentito Gabriele. Io allora no. Si sente molto male. Allora, io penso per entrambi ci sia la banda molto bassa. Vi consiglierei a questo punto, per continuare la conversazione, di togliere il video. Ok, a tutti e due, anche a me mi sente male? A te vedo caricare il video, ma non lo vedo. Però prima andava bene. Gabriele era il peggiore dei due, insomma. Sì. Vediamo se riusciamo a recuperare. Comunque posso intanto cercare di riassumere io quello che ha detto Gabriele, certo. Perché è un po' capito, lui ha sottolineato che esiste un legame fortissimo tra la situazione, per esempio, degli allevamenti intensivi che io ho citato prima e la situazione delle carceri. In particolare Gabriele ha sottolineato l'esistenza di un'enorme contraddizione nel diritto, che tra l'altro spesso cita anche Lombardi Vallauri, che è un ordinario di filosofia del diritto che si occupa di antispecismo, e una contraddizione tra, per esempio, quanto è sancito nel Trattato di Lisbona, che dichiara, senza termini, che l'animale è essere senziente, meritevole quindi di tutta una serie di tutele, e la situazione orribile, spaventosa, abominevole e non mi vengono altri aggettivi perché è veramente indescrivibile, degli allevamenti intensivi. Io invito veramente le persone a cercare di documentarsi. Un'ottima fonte per iniziare è appunto il libro che citavo prima di Safran Foer, Se niente importa, un libro scritto anche tra l'altro molto bene perché lui è prima di tutto un bravissimo scrittore. Oppure invito le persone a documentarsi su internet guardandosi qualche decina di video, di documentari o leggendo resoconti, tutti i resoconti delle investigazioni sotto copertura fatte dagli attivisti giornalisti che si fanno assumere negli allevamenti e poi filmano di nascosto, insomma gli orrori indicibili vengono. E quindi Gabriele, se sono riuscita a capire quello che stava dicendo, ha sottolineato il legame forte che esiste, per esempio, alla situazione delle carceri, che conosciamo molto bene, e la situazione degli allevamenti intensivi. Il legame l'ha riscontrato nella pertinenza di questa espressione flagranza criminale, se riferita agli allevamenti intensivi. E immagino che lui abbia sottolineato. Giovanna, mi senti? Sì. Senti, mi ripeti bene il titolo di questo libro, che lo mettiamo sulla chat? Allora, Jonathan Safran Foer, titolo italiano Se niente importa, il titolo in inglese è Eating Animals, è un libro, lui è uno scrittore 35enne newyorkese che ha scritto tra l'altro due romanzi molto belli, Ogni cosa illuminata e Molto forte e incredibilmente vicino, e questo libro è il risultato di 3 anni di sue ricerche, soprattutto appunto sugli allevamenti intensivi, infatti il libro ha una ricchissima bibliografia alla fine, molto documentato, e questo libro sostanzialmente racconta come e perché lui, soprattutto in onore del figlio che gli stava per nascere, ha deciso di diventare vegetariano, perché dice, cioè, se noi non compiamo una scelta tale di fronte a questo orrore, di cos'altro abbiamo bisogno se fino a questo ci lascia indifferenti? Ed è un libro, ripeto, scritto bene e per nulla colpevolizzante, cioè non è il classico libro magari un po' che punta il dito accusatore contro il consumatore di carne facendolo sentire colpevole di chissà quale crimine. Io trovo che l'atteggiamento colpevolizzante sia sbagliato, perché la stragrande maggioranza delle persone non sa quello che succede agli animali intensivi, ripeto, quello che succede ad animali che, quanto a capacità di capire dolore, sofferenza psichica, eccetera, sono sostanzialmente. Gabriele, senti tu? Sento a tratti in questo momento. Gabriele è tornato con noi? Ci sono, Gabriele... ma non c'è l'audio. Dice che c'ha i suoi su internet e non puoi cazziarli. Vabbè, insomma, vediamo. Colpa loro. Ok. Gianni continua l'intervista. Sì. Guarda, allora, io ovviamente sulla parte dottrinale non sono molto, molto, molto ferrato, sono un po' più terra-terra e volevo chiederti, intanto appunto
tornando appunto al momento appunto del battesimo, se così possiamo dire, come si è sviluppato il dibattito, se appunto, ecco, soprattutto il passaggio che c'è stato tra la prima intenzione, che mi pare di aver capito, di avere una terna come segretari, poi volevo che tu parlassi un pochino della, ovviamente, adesso non so se c'è una dicitura dell'associazione, la dicitura telematica, però insomma penso che vi utilizzerete anche internet molto per promuovere le attività, quindi se avrete un sito, se hai idea un pochino di come verrà strutturato, se ci sarà possibilità di interattività, che anche questo insomma mi sembra che potrebbe essere utile. Poi ci sono anche altre domande che vorrei farti, ma intanto insomma te ne faccio queste, vai. Sì, allora guarda, per quanto riguarda la terna dei segretari, se non ricordo male è stato Sergio D'Elia che ha proposto un emendamento allo statuto nel senso di ripristinare l'idea originaria di avere il segretario unico, perché se non ricordo male, insomma, ha fatto notare che ci potrebbe essere un po' una sorta di diffusione della responsabilità che poi magari può portare a stasi. Quindi si è ritenuto sostanzialmente che dal punto di vista operativo funzionale fosse meglio il segretario unico. L'emendamento è stato accettato e dopodiché c'è stata un po' una discussione sulle candidature e alla fine appunto è stata proposta questa quaterna che ho enunciato prima. Gianni, sei sparito di nuovo. Sì, no, io ti sento riavviando il video, vai. Ok, questa quaterna appunto, io segretario, Francesco presidente, Gabriele tesoriere e Elisabetta Zamparutti presidente onorario, e siamo stati votati, il voto è stato mi sembra 19 a favore, 1 astenuto, e così siamo nati. Poi la scelta del nome è stata anche quella, ecco lì c'è un esempio di, c'è stato un primo esempio di, se vogliamo, interazione tra il mondo virtuale e quello reale, perché le proposte di nome che sono state votate all'assemblea sono state 10 proposte che erano le prime che erano state votate nel sondaggio online che avevamo creato nel gruppo di Facebook. Quindi in sostanza il voto che era stato dato in questo sondaggio ha contato poi nell'assemblea costituente, perché appunto ha fatto sì che il nome venisse fuori sostanzialmente dalle opzioni che erano state preventivamente più votate. Per venire alla tua seconda domanda, allora noi abbiamo sperimentato in questi mesi appunto una forte interattività, ho citato appunto il grande ruolo che ha avuto Facebook nella nascita di questa associazione, prima con le discussioni infinite e molto accese sul forum radicale, poi quando siamo entrati nella fase più operativa nel gruppo di Facebook nel quale appunto abbiamo discusso un sacco di cose funzionali alla nascita di questa associazione. Quindi io vorrò continuare il più possibile questo modello di lavoro di gruppo che si svolge prevalentemente in via interattiva, senza naturalmente sminuire l'importanza degli incontri fisici che spero ci saranno, adesso anche al di là dei congressi, eccetera. Però devo dire che è stato veramente molto ricco il dibattito e la possibilità di interagire su Facebook. Quindi, c'è le cose pratiche. Ancora non abbiamo un sito perché non potevamo chiaramente attivarci in questo senso prima di avere un nome ufficiale. Quindi adesso che abbiamo il nome, abbiamo anche il logo, che è stato fatto da un compagno che oltre ad essere antispecista è anche grafico pubblicitario. E adesso appunto ci attiveremo, una delle prime cose che stiamo facendo in questi giorni è proprio quella di scegliere la migliore piattaforma per fare il sito, perché vorremmo avere anche la possibilità di non solo di avere il sito ma anche di avere possibilità appunto di lavoro interattivo, ad esempio potendo condividere dei file, perché naturalmente i temi di lavoro saranno tanti, c'è la sperimentazione animale, gli allevamenti, le pellicce, i fronti di battaglia, chiamiamola così, non violenta ovviamente, sono numerosi, e la documentazione necessaria è tantissima e diversificata, quindi io credo che una piattaforma interattiva sarà estremamente utile, proprio per valutare al massimo le competenze di tutti. E tra l'altro non escludo, anzi penso che lo faremo, perché molti si sono lamentati del fatto di non poter votare online, sicuramente credo che ci attiveremo per poter dare la possibilità del voto telematico, magari già dal prossimo congresso, adesso non lo so, chiaramente questa sarà una modifica credo statutaria e quindi dovrà essere proposta da un numero sufficiente
iscritti. Comunque io credo che il futuro sia nel voto telematico e questa volta non è stato possibile anche per ragioni di tempo, diciamo. Però io credo molto in questa possibilità perché è una possibilità che amplia la partecipazione, la democrazia, quindi ci attiveremo in questo senso. Ottimo, io volevo sentire anche Gabriele, se mi sente. Benissimo. Perfetto, ok. Allora, diciamo questo evento che c'è stato all'interno del congresso, io penso che complessivamente in tutta questa temperie, o meglio, in tutto questo appuntamento delle allergie, sia stata la cosa sinceramente più nuova che si è vista, insomma, è stata importante, ma non è stata, appunto, non sono state risparmiate alcune critiche, forse anche da prima, diciamo, pre-congresso, critiche che, diciamo, sintetizzate al massimo, erano quelle che, appunto, questa associazione nascesse in funzione all'interno, appunto, di una all'interno appunto del mondo radicale, della galassia radicale, in funzione anti-associazione Luca Coscioni. Poi pian piano, insomma, si è visto che non è poi così anti, o meglio, ci sono anche alcuni elementi di attinenza con delle emozioni che, insomma, sono abbastanza vicine proprio da parte della stessa Luca Coscioni alle tematiche animaliste o antispeciste. Ecco, ce ne vuoi parlare, Gabriele, di queste iniziali polemiche, poi un pochino, insomma, spente? Sì, innanzitutto ti voglio dire due cose. La prima è che io la settimana prossima mi iscriverò all'associazione Luca Coscioni perché credo fortemente che la politica si faccia nei congressi, si faccia partecipando ai congressi anche di chi ha posizioni opposte, proprio le emozioni, votando le loro emozioni. Quindi la storia dell'anticoscionismo non ha proprio nessun momento. Ho già chiesto la coscienza, l'ho chiesto a Francesco Zitta, che ha rifiutato veramente. E mi ha chiesto di portare proposte serie all'interno di un mondo che sappiamo essere, per sua natura, ricettivo nei confronti di posizioni diverse. Perché il mondo radicale è sempre stato così. Numero due, l'antispecismo e la politica. Io credo che questo è il momento giusto perché l'antispecismo è. E come si fa? La politica è dialogo. La politica non è solo contestazione, sterile e fine a se stessa. La politica è dialogo e in quanto tale si fanno le sedi appropriate. Quali sono le sedi appropriate? I congressi di partito? Assolutamente. Quindi, ecco, questo per avere risposto alla domanda. Sì, no, senz'altro. Questo è stato un aspetto abbastanza di colore che peraltro un pochino, diciamo che apparentemente poteva essere confermato da alcuni, diciamo, clamori che sono stati quando Giovanna stava illustrando appunto la mozione all'interno del congresso, che poi in realtà non erano appunto clamori diretti contro di lei, però Giovanna, insomma, se l'è cavata egregiamente, insomma, essendo davanti a una platea di un paio di centinaia di persone, si è riuscita a divincolare abbastanza bene, insomma, quella che poteva essere un handicap, che era l'emozione iniziale, e che sicuramente ha giocato, insomma, è stata abbastanza lucida, ha mantenuto una certa freddezza, si è trovata in mezzo a alcune polemiche, o meglio, sì, a alcune polemiche che peraltro sono di vecchia data tra alcuni dirigenti, se così possiamo dire, radicali. Ora finalmente possiamo Gabriele, mi sa che se tu levi il video ti sentiamo, se no ti sentiamo a tratti. Prova a levare il video. ricostruire il video perché sono Vai, Gabriele, ripeti. allora volevo ricostruire finalmente la vicenda del congresso A perché posto. ha scritto secondo me possiamo chiarire. Allora, la vicenda è andata così. Io sono intervenuto in quanto è scritto come primo firmatario della mozione a presentarla. Mi sono, con leggerezza, appropriato di alcuni minuti, un minuto del tempo che mi era stato concesso, per parlare di altro, non di mozione. Per me è una cosa che era stata detto in congresso, proprio quello che dicevi prima.
cioè che la situazione del contratto in causa è terminata in un attimo. Non so se questo abbia contribuito a creare le chiavi. Che quando è arrivata Giovanna a favore della nazione, la contestazione è stata letta non tanto a lei, quanto a Viale, oggetto già venerdì sera, tantissima contestazione. Quindi io credo che Giovanna si sia semplicemente trovata per la in pubblico a Viale e Viale stesso. Qualcuno mi ha detto che c'è un corso come i ragazzi cattivi delle scuole che hanno schiamazzato più del dovuto, non lo so, io cedo il beneficio del dubbio. Questo è ricostruito quello che Sì, effettivamente, insomma, come dicevo, Giovanna si è trovata in mezzo a un fuoco che non era diretto a lei, ma si trovava lì in quel momento. E, no, è successo. Sì, io un'altra cosa. Vai, Giovanna, vai. No, volevo solo aggiungere appunto, confermare che effettivamente io adesso, onestamente, non posso dire, e non è stata colpa di nessuno, nel senso che io ero andata a chiedere a 3 persone, tra l'altro due lì al banchetto dove raccoglievano gli interventi, se potevo da non iscritta intervenire, eccetera, eccetera, e mi era stato detto di sì. E quindi sono salita in perfetta buona fede. Viale, in perfetta buona fede anche lui, avrà pensato, avrà dato per scontato che io fossi già iscritta. E quindi mi sono trovata lì, ovviamente io non sapendo, cioè convinta di essere in pieno diritto di parlare, la prima cosa che ho detto ingenuamente è stata buongiorno, non sono iscritta. E lì si è scatenato tutto. Devo dire che al momento sì, non capivo assolutamente che cosa stesse succedendo. Per qualche secondo non è stato bellissimo, confesso, non è stato proprio bello perché mi è sembrato un Immagino. po', ecco, insomma, violento come nei confronti di una persona che interveniva per la prima volta nella sua vita a un congresso, però poi qualcuno, qualche anima pia dalla tavola della direzione mi ha detto non è contro di te, non è contro di te, tu non c'entri, allora vabbè, poi ho capito e insomma è finita lì. Per cui, no, devo dire anche, tra l'altro, volevo, a me dispiace aver messo in difficoltà magari Viale e volevo ringraziarlo perché è stato molto carino nel difendermi, insomma, ho apprezzato la sua difesa. E anche qualcun altro che ha detto dalla platea, ma lasciatela parlare sta ragazza, insomma. Comunque, vabbè, incidente chiuso, direi, assolutamente. Sì, no, senz'altro, devo dire che Viale in tutto questo congresso, che è stato insomma abbastanza per certi versi anche triste e acceso, in cui peraltro posso insomma dire di aver sentito fischiare Mabonino per la prima volta ed è successo in un congresso radicale, quindi tanto per come metro insomma, della polemica e certe volte addirittura di astio che si è manifestato, ecco, in questo congresso Viale ha diretto secondo me al meglio di come poteva. E ha ottenuto un buon risultato come direzione, diciamo, dei lavori, perché non è stato facile, insomma. E si parla anche di questo, ovviamente, in questa nostra intervista, perché? Perché ormai, appunto, fate parte della classe radicale e anche questo è pertinente un po' alla vostra Attenzione, vita. attenzione perché no, devo correggerti nel senso che mi hanno detto che non è corretto dire che facciamo parte della galassia, invece siamo affiliati ai radicali italiani. Ah, vabbè, Vabbè, non so quanto sì, cosa. sì, no, no, non vorrei che ci riprendessero, ma io ormai sono, considerando questa galassia ormai una nebulosa, metto insieme con pari dignità tutti quanti, perché secondo me ci sono soggetti indegni che fanno parte di una certa aristocrazia e soggetti degnissimi che invece sono gli affiliati degli affiliati e così via. Comunque, insomma, ho fatto un po' una considerazione democratica di cui mi prendo tutta la responsabilità. Tornando al merito appunto dell'associazione parte in causa, io un pochino seguendo, un po' sentendo, ascoltando anche lì dal banchetto dove facciamo le interviste, mi sono reso conto che la base in qualche modo che costituisce i vari interessi che questa galassia cerca di interessi dal punto di vista ovviamente intellettuale, dal punto di vista morale, etico e così via, che cerca di rappresentare, a cui cerca di dar voce, sono provenienti da sono di vario tipo, perché si convergono in questa associazione le tematiche vegetariane, il veganesimo, che è un'altra cosa, l'animalismo, sono tutte cose limitrofe in qualche modo, l'ecologismo.
la sostenibilità e l'ecologismo, un po' che si intreccia poi col discorso degli allevamenti intensivi che sono, diciamo, che producono gas serra e così via. Quindi ci sta tutto quanto una serie di secondo me, di diverse sensibilità che convergono in questa associazione. Ecco, tu adesso sei segretario, ovviamente, e a te sicuramente, cioè, hai il compito, aspetta, il compito un po' di fare una sintesi di tutte queste istanze fanno parte della base dell'associazione. Come pensi in qualche modo di muoverti? Aiuto. Adesso ovviamente arriva il lavoro difficile, fino adesso abbiamo scherzato. No, beh, adesso scherzi a parte, è vero quello che tu dici, io aggiungerei anche che alle istanze che tu hai citato, aggiungerei anche le istanze che provengono, anche se può sembrare apparentemente scollegato, le istanze che provengono dal mondo LGBT e dalla cultura cosiddetta queer, perché infatti non a caso Yuri Guaiana, che è intervenuto alla Costituente, ha detto: io ho sentito parlare spesso di antispecismo nelle conferenze sulla cultura o le teorie queer, perché c'è un discorso che ha a che fare con la decostruzione di un costrutto sociale, qual è quello dell'animale, animale inteso come oggetto collettivo distinto dall'uomo, che non è così distante dalla decostruzione poi dei ruoli sociali di donna, di uomo, di omosessuale, eccetera, eccetera. Quindi c'è anche un'istanza di questo tipo che rientra nell'antispecismo, così come c'è, per esempio, ci sono le istanze che legano antispecismo a femminismo. Cito Carol Adams, che è una forse delle più famose, se non la più famosa, antispecista che affronta l'antispecismo dal punto di vista dell'ecologia profonda e del femminismo. Quindi in realtà le istanze sono tante, e poi all'interno dell'antispecismo ci sono, diciamo, le correnti di antispecismo più, chiamiamole, morali, che si fanno alla filosofia morale di stampo anglosassone, e le correnti invece di antispecismo politico. Quindi è un mondo estremamente ricco, variegato, interessante, fecondo. Ripeto, nelle università stanno nascendo i cosiddetti i dipartimenti o le sezioni di animal studies, così come un po' di decenni fa nascevano gli studi di genere, gender studies. Quindi il mio compito sarà cercare di, certo, di mediare, no, più che di mediare, non è che si tratti di mediare, di ricomporre queste istanze. Diciamo, secondo me una collaborazione che verrà in modo quasi naturale e scontato sarà quella con Rientro Dolce. Rientro Dolce è un'associazione radicale che si occupa dei problemi legati alla sovrappopolazione e in generale allo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali, in primis delle risorse non rinnovabili come il petrolio, e per esempio uno degli obiettivi di Rientro Dolce non è solamente quello di lavorare con metodi ovviamente dolci, cercare di porre un freno alla sovrappopolazione, ma anche di lavorare per cercare di porre un freno ai consumi più inquinanti, tra i quali di carne è, diciamo, uno dei principali, se non il principale. Quindi, siccome nell'antispecismo ci sono i cosiddetti argomenti diretti, su carne che fa leva sulla sofferenza animale, ed è quelli che, lo dico chiaramente, ci stanno più a cuore, perché noi siamo qui innanzitutto per riportare al centro della nostra attenzione gli animali che sono trattati come schiavi, cioè noi siamo una società basata sulla schiavitù, anche se non lo sappiamo. Detto questo, però, ci sono anche i cosiddetti argomenti indiretti contro il consumo di carne, che sono quelli appunto che hanno a che fare con gli argomenti legati all'inquinamento, allo spreco di risorse che altrimenti andrebbero ad alleviare la povertà, la fame nel mondo. Quindi la riduzione del consumo di carne, naturalmente noi vorremmo che la carne sparisse, però è chiaro che, come dire, è un obiettivo al momento utopistico, ce ne rendiamo conto, ma sicuramente da un lato io sarei per una lotta diciamo determinata per l'abolizione degli allevamenti intensivi, che sono un orrore dal punto di vista, ripeto, non solo della sofferenza animale ma dell'inquinamento, eccetera.
E dall'altro, comunque, secondo me, con Rientro Dolce ci saranno molte opportunità di collaborazione, soprattutto per quanto riguarda la sensibilizzazione e l'informazione, perché fare informazione, secondo me, è fondamentale, perché, ripeto, io ho vissuto 40 anni della mia vita mangiando carne, comprando cose di pelle, ero una carnivora totalmente inconsapevole, non mi rendevo assolutamente conto di quello che posto sotto le mie quotidiane, e francamente essere stata 40 anni. Non... Il fatto è che certe informazioni vengono accuratamente poste, lo so bene. Giovanna, ho delle domande per te che ci vengono dalla chat, e alla quale poi aggiungo una mia. Allora, tu hai proprio adesso mi hai stimolato questa domanda, che è un po' sembra un particolare insignificante, però secondo me, parlando di comunicazione, è importante anche per evitare di mostrarsi un po' integralisti. Io mi chiedo questo, se appunto, stando che noi siamo, gli esseri umani sono animali come tutti gli altri, quando noi appelliamo animali tipo i felini, tipo, che ne so, tipo i tigri, i leoni, eccetera, li chiamiamo carnivori, gli animali come per esempio gli orsi che mangiano tutto sono onnivori, gli esseri umani che pure mangiano tutto non ho capito perché vengono chiamati carnivori. E questa è la prima domanda che ti volevo fare. Poi Mattia ci propone, te le metti tutte quante così poi liberamente puoi parlare. La seconda, Mattia ti chiede qual è il programma per il primo vita, per il primo anno di vita dell'associazione, e Donato ti chiede non si rischia poi di volersi occupare di troppe cose? A te la parola. Allora, innanzitutto sulla questione onnivori-carnivori, sì, hai ragione, io stessa ho usato la parola carnivori impropriamente, hai ragione, noi siamo onnivori, a differenza dei felini che sono carnivori obbligati, cioè senza mangiare carne muoiono, noi possiamo mangiare tutto e quindi possiamo scegliere di non mangiare carne. Ma al di là di questo poi, noi siamo animali come gli altri, ma siamo animali culturali, cioè siamo animali che grazie al nostro cervello, alle nostre capacità cognitive, possiamo scegliere di allontanarci dalla nostra, tra virgolette, natura. Cioè possiamo compiere delle scelte, per cui molte persone che si appellano ad argomenti del tipo vabbè, ma se il leone mangia la gazzella, allora io è giusto che sfrutti gli animali. Questi argomenti non hanno senso perché si richiamano appunto alla natura. Come se noi fossimo, avessimo un comportamento necessitato dalla nostra natura. È un po' come quando i cattolici ci dicono che l'omosessualità è contro natura, perché non esiste in natura. A parte che non è vero che non esiste in natura, lo sappiamo benissimo che l'omosessualità esiste tra gli animali. Ma se anche fosse vero che l'omosessualità non esiste in natura, questo forse riguarda noi? Direi che non cambierebbe assolutamente nulla, perché noi siamo animali culturali. Quindi, riguardo a questa faccenda, appunto, giustamente tu hai sottolineato, siamo onnivori, quindi possiamo scegliere, possiamo mangiare tutto, non è che dobbiamo mangiare tutto, quindi possiamo scegliere di non mangiare carne. L'altra cosa, il programma per il primo anno, allora, il programma per il primo anno in parte è contenuto nella mozione, siccome il primo anno sarà un anno in cui dovremo innanzitutto fare crescere l'associazione, farla conoscere in termini di iscritti e anche di iniziative, ci sono alcune, adesso dovremo diciamo insieme valutare la possibilità, per esempio, di ripresentare alcuni disegni di legge in senso fortemente animalista che erano stati presentati, guarda caso, anche proprio da due parlamentari radicali, Marco Perduca e Donatella Poretti. Quindi una delle prime cose sarà valutare con loro la possibilità eventuale di ripresentare alcuni di questi disegni di legge, alcuni dei quali appunto riguardavano per esempio l'inserimento di pasti vegani nelle scuole o nelle istituzioni pubbliche, che non è tanto una cosa per andare in, diciamo, non è che noi ci battiamo per i diritti dei vegani sono assolutamente secondari, non ci interessa questo, però sicuramente rendere la vita più facile a chi vuole intraprendere, vuole appunto scegliere un'alimentazione vegana, secondo me è importante. L'altra cosa, le altre due leggi erano una legge contro l'uso di animali nei circhi, la terza una legge contro per il divieto di allevamenti destinati a pelliccia nel nostro paese. Naturalmente avremo contro Giovanardi, perché sappiamo ha già fatto un convegno contro gli animalisti che sarebbero dannosi per il Made in Italy. E vabbè. E tra l'altro
ha anche la, forse, la possibilità di valutare assieme ad altre associazioni animaliste la possibilità di riproporre il referendum contro la caccia. Quindi queste sono le cose che valutiamo nel corso del primo anno, oltre naturalmente a organizzare altre attività che ci accomunano alle altre associazioni animaliste. Sicuramente organizzeremo delle conferenze, degli incontri informativi sulla, per esempio sull'alimentazione, oppure mi piacerebbe anche organizzare un convegno scientifico coinvolgendo anche l'associazione Coscioni sulla sperimentazione animale e sui metodi sostitutivi, perché no? La comunità scientifica è divisa, c'è poco da fare. Io non entro nel merito perché non sono uno scienziato, ma ci sono diversi scienziati che sostengono l'inaffidabilità del modello animale. Ora, appunto, non essendo io scienziato e non essendo in grado di entrare nel merito, ritengo però sia utile mettere a confronto queste posizioni. Altre cose adesso, sì, vabbè, poi naturalmente ci saranno le iniziative legate alle altre associazioni, al movimento animalista italiano e quindi la partecipazione a manifestazioni, per esempio contro la chiusura di Arlan, che è un altro allevamento e laboratorio di sperimentazione animale che si trova nel nord Italia. Ecco, quindi io credo che le cose da fare sono tante, bisognerà con lucidità fare un piano di azione che sia appunto, che non rischi di essere velleitario, quindi in questo senso Donato ha ragione, non si possono mettere insieme troppe cose, anche perché alcune battaglie sono più di breve periodo, sono più il medio periodo, quindi bisogna avere una strategia che guardi avanti. E per questo anche ritengo che sia utile possibile le persone che in questi sono date da fare e hanno portato contributi. Spero che abbiano voglia di farlo, perché siamo tutti animati da un obiettivo. Sì, per rispondere a Donato, è vero, perché il problema è che lo sfruttamento animale è ovunque, è talmente pervasivo che è appunto, ripeto, un problema enorme. Bisogna affrontarlo in una lucida e razionale, graduale. Perfetto. Io non so se ancora ci sente Gabriele, spero di sì. Sento, mi sento. Ok, allora cercando di cogliere la tua voce che ci veniva tutta quanta, diciamo, a tratti. A questo punto, essendo in chiusura, volevo darti la possibilità di spiegare e divulgare Urbi et Orbi, ovviamente come fa Libri TV, la possibilità di come si fa appunto a iscriversi, come, dove e quanto. A te, Gabriele. Adesso ci si scrive esclusivamente presso di me, mi vengo a prendere la carta, quello che volete. Oppure dal mio amico, al cuore di Maria Giovanna, che ha già messo online parecchie volte, oppure come ricarica sulle poste pay, il conto corrente dell'associazione verrà dopo aver sbrigato tutte le pratiche legali che riguardano il registro presso l'agenzia delle entrate dell'associazione. Per farlo bisogna pagare una parte di registro, non devo stare a spiegare cos'è la burocrazia italiana, e l'ho approvato l'altro giorno, quando ho scoperto che può fare il seguente giro, andare all'assemblea ritirare l'F24, facendomi spiegare cosa deve pagare, perché su internet non si trova, poi andare a un po' pagare con le cifre, se c'era, poi ritornare per fare lo statuto in grado da parte dell'agenzia. Gli tempi sono lunghi, però anche lì dobbiamo di avere un conto corrente che verrà immediatamente pubblicato online insieme al sito internet. Per adesso, ripeto, potete scrivermi in privato, mailg.cerri93@gmail.com, oppure potete scrivere a Giovanna e fare un unico sul suo conto corrente. Ce ne costa 20 euro, questa è la quota minima, sono 10. Allora, Gabriele, mi senti ancora? Benissimo. Mattia ci suggerisce di mettere il numero di conto corrente sulla pagina Facebook, che vi chiedo anche se cambierà nome e diventerà non Costituenda, ma diventerà associazione. No, non cambia nome. No, allora posso rispondere io? Abbiamo scoperto che banalmente Facebook non consente di cambiare il nome ai gruppi. Ah, allora,
Esatto, allora quel gruppo lì che useremo come gruppo di discussione nostro interno rimane così com'è, però adesso appena il nostro grafico ci manda il logo, il banner, faremo la pagina, la fanpage con il nome, parte in causa, Associazione Radicale Antispecista. Quindi quello sarà, anzi direi, una delle prossime cose da fare sarà appunto la pagina Facebook. E in conto corrente, siccome appunto, ripeto, Gabriele ha detto, la quota minima è 20 euro, potete mandarli a me al conto corrente oppure contattare Gabriele, oppure appunto a giorni sarà ufficialmente aperto il conto corrente dell'associazione e metteremo anche quello sul gruppo di Facebook in attesa di avere il nostro sito web. Perfetto, mi sembra che abbiamo dato delle sufficienti informazioni, poi insomma Giovanna l'abbiamo su liberi.tv, quindi ci aggiornerà, chiudiamo con nota di costume che ci viene da Donato, o meglio, con considerazione di costume che ci viene da Donato e che dice a Giovanna che pensava che avesse meno anni, perché Ah. quindi insomma è lusinghiera la cosa. A questo punto io vi ringrazio di questa partecipazione, vi do appuntamento ovviamente su liberi.tv per questa, ma anche per altre cose che vorremmo fare insieme, su vari singoli argomenti, archiviando il momento, diciamo, del battesimo che è avvenuto, e che quindi insomma adesso apre la strada all'operatività di questa nuova associazione. Vi ringrazio ancora e seguite liberi.tv. Grazie ancora. Grazie a A te, presto, Dev. ciao. Grazie a tutti, ciao. Ciao, Ciao, ciao. 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 Ciao.